Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. La puntata l'avete già visto nel titolo, è un argomento molto molto importante, molto scottante. Prima di presentare il nostro ospite, che tanto avete riconosciuto tutti dal video, desidero ringraziare e dare il benvenuto ai nuovi abbonati al canale tramite la piattaforma Patreon. Ringrazio tutti coloro che stanno sostenendo il canale con le loro donazioni, permettendoci di esistere e di crescere per fornirvi un servizio di informazione sempre migliore. Un grazie a Roberto, Claudio, Cesare e Gioia, Andrea, Giuseppe, Donatella, Simone, Maria Teresa, Gianni, Mariella e Venanzio. Grazie, grazie a tutti voi. E Gabriele, ciao, ciao Gabriele. Ciao, ciao Buon Carlo, buon anno, ben anno a voi. ritrovato. È la prima puntata del 2023. Allora, Sì. Gabriele, che ricordo, giornalista, scrittore, blogger e ricordo anche autore del canale Rumble, quello che i media non dicono. Gabriele, il tema oggi è un tema, non lo so, gli sviluppi, vedremo cosa sta avvenendo. Sicuramente il tema è ancora più importante perché guardavo da almeno un paio di settimane, se non 20 giorni, sui media è calato il silenzio. Quindi a maggior ragione questo è un tema importante. I Twitter Files. Senti, cosa sta accadendo a Twitter? Veniamo subito al punto. Cosa sta accadendo a Twitter con l'ingresso da quando è stato acquisito da Elon Musk? Sì, Carlo, intanto proprio perché non ne parlano i media, dobbiamo parlarne noi a tamburo battente, più non posso perché insomma vuol dire che stanno nascondendo Già, tantissimo, no? già, già il fatto appunto che non ne parlino è già di per sé vuol dire che Sospetto. l'argomento è scottante anche troppo. Sì, sappiamo che Elon Musk è diventato il padrone di Twitter, praticamente ha acquistato tutto con 44 miliardi di dollari e Twitter, io ho sempre detto che è la base comunicativa del Deep State perché da lì arrivano gli ordini di scuderia per i media mainstream del mondo, perché lì abbiamo i personaggi del Deep State che parlano, che dicono determinate cose e quindi ecco che bisogna seguire quelle persone là, quindi i dirigenti di mass media. Questo lo sanno molto bene. Ecco perché Twitter è molto importante. E Musk ha subito licenziato il 50% del personale, salvando per lo più la parte informatica e basta. Si parla di Twitter Files perché? Perché da dicembre, Carlo, che in pratica vengono diffusi con cadenza settimanale da parte di un gruppo di giornalisti indipendenti, i cosiddetti Twitter Files, ovvero i Twitter che erano stati censurati, i tweet che erano stati censurati prima e che riguardano materie scottanti come le elezioni rubate, come praticamente la disinformazione Covid, la psicopandemia, cioè tutto in pratica, tutto quello che è stato nascosto e che quindi non doveva essere portato alla luce del pubblico in modo tale che i mass media seguissero poi dopo, ripeto, quei personaggi del Deep State. E intanto Musk quello che ha fatto è ripristinare molti account che erano stati sospesi. Ricordiamoci che Trump fu sospeso l'8 gennaio del 2021 su Twitter, quindi fu sospeso dal 2021 che lui in pratica non ha l'account e inoltre lui sta anche eliminando i bot. I bot sono profili finti, sono intelligenze artificiali che in pratica vanno a dare like ai personaggi del Deep State facendoli sembrare dei personaggi molto amati. E quindi i mass media poi dopo riportano anche la voce di quei personaggi. Bill Gates ha fatto di tutto per acquistare Twitter, ma non ci è riuscito. Ha speso milioni di dollari per impedire a Musk di acquistare Twitter, e questo ci fa capire, insomma, perché è così importante, no? Quindi perché Twitter era così importante. Tra l'altro, Carlo Trump, con i suoi oltre 100 milioni di followers, è stato censurato per il seguente tweet. Lui ha scritto: i 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me avranno una voce gigante a lungo nel futuro. Questo tweet è bastato questo tweet per cancellarlo definitivamente, con lui cancellare anche i 100 milioni di follower che lo seguivano. Quindi questo ci fa capire, insomma,
quello che è accaduto. I Twitter files, ripeto, riguardano le elezioni del 2020, la censura dei trampiani e non solo, la censura anche di medici, politici, giornalisti, i brogli quindi elettorali, riguardano il Covid, riguardano Fauci adesso in questo momento, i biolaboratori, le connessioni stanno venendo fuori anche questi, quindi sono tantissimi gli argomenti. Un certo Yoel Roth, che è citato anche tra l'altro da Trump per i brogli, era il responsabile di Twitter. Lui ha promosso contenuti pedofili, ha avuto un ruolo centrale nella censura degli utenti e di Trump ed era tranquillamente lì. Quindi un uomo che promuoveva tranquillamente contenuti afferenti alla pedofilia, perché sappiamo che la pedofilia è il vizio del Deep State. Poi c'era il vice consigliere generale di Twitter, che è James Baker, che fa parte dell'FBI, ecco, il quale praticamente gestiva attraverso gli agenti dell'FBI la censura di tweet. Quindi siamo arrivati al punto che gli agenti dell'FBI non stanno lì a fare indagini, a scovare il crimine, ma a censurare i tweet sui social. Siamo arrivati a questo, ecco. E tra l'altro c'era anche il nipote di John Podesta, e sappiamo John Podesta come legato a Hillary Clinton, c'era su Twitter, ma è stato epurato lui adesso. E Musk sembra essere un po' l'ariete di un'operazione internazionale da parte dell'alleanza, quella che io chiamo alleanza, per in pratica smascherare, ripeto, la base comunicativa di quello che è il Deep State, anche perché adesso i media sono confusi, Carlo, in questo momento. L'unica cosa che possono fare è non parlare, perché non hanno più le linee guida da Eh sì. seguire, perché quei personaggi stanno venendo meno. Quindi questo è molto importante farlo capire ai nostri telespettatori. Twitter dava proprio gli ordini di scuderia e quindi, venendo meno, ripeto, i media sono confusi. Elon Musk recentemente ha dichiarato che quasi tutte le teorie del complotto si sono rivelate vere. E quindi, insomma, è vero, perché poi, insomma, abbiamo visto che insomma, su Twitter proprio venivano censurati i complottisti, ma in realtà hanno avuto ragione, su tutto. I Twitter files hanno anche messo in evidenza il fatto che c'erano delle vere e proprie liste nere di tweet appunto considerati complottisti, che non dovevano diventare di tendenza, cioè dovevano essere in qualche modo oscurati, ecco. E su queste liste nere finivano tutti, finivano politici, finivano medici, tutti quelli che parlavano male del sistema, dell'elite, del deep state. Twitter non applicava il cosiddetto shadow banning, che applica invece Facebook, ma applicava un'altra cosa che si chiama visibility filtering, ovvero il filtraggio della visibilità, che è molto simile. Addirittura sta venendo fuori attraverso i Twitter files che c'è un gruppo segreto che si chiama Strategic Response Team, oppure Global Escalation Team, che gestiva più di 200 casi al giorno e che addirittura impediva proprio che alcuni tweet di successo, perché erano complottisti e quindi insomma diventavano poi dopo di successo sulla rete, questi tweet esplodessero, quindi proprio controllavano tutto. C'era questo gruppo segreto che era l'elite di Twitter, che controllava in pratica tutto questo, ed era fatto da uomini dell'FBI, ripeto, perché comunque Twitter e l'FBI abbiamo scoperto che sono molto molto collegati. Senti, quindi è ormai assodato, cosa certa ormai è che i Twitter files sono una pessima notizia per il Deep State. Ecco, ma quali sono le connessioni di Twitter con il Deep State? Perché è questo poi l'aspetto adesso da approfondire, no? Sì, Carlo, il trade union sembrava essere proprio questo James Baker, ovvero ex vice direttore, vice consigliere generale di Twitter ed ex consigliere generale dell'FBI, il quale in un primo momento, quando Musk arrivò a Twitter, rimase tra il personale, e lui addirittura sopprimeva anche i Twitter files. Poi Musk se ne accorse e lo cacciò via. E quindi, insomma, questo James Baker, tra l'altro, James Baker è stato coinvolto anche nel Russia Gate, e Russia Gate è soltanto fumo, insomma, non c'è stato mai niente, mai nessuna prova che collegasse
Trump alla Russia, ecco, l'unica prova che ci può essere è soltanto un'alleanza internazionale, ma di questo hanno il terrore, ecco perché parlano di Russia Gate. L'alleanza internazionale, quella c'è. E per quanto riguarda, insomma, sempre Baker, Jack Dorsey, che è l'ex CEO di Twitter, lui praticamente diceva che i Twitter files erano già pubblicati a rate quando c'era lui, però a un certo punto qualcosa è andato storto e non si è potuto più pubblicare niente, quindi c'è stata la censura totale. Lui stesso ha ammesso questa informazione. Un certo Jay Bhattacharya, credo che si pronuncia così invece, è un professore della Stanford University, lui è coautore anche di Great Barrington Declaration, un libro che insomma ha avuto un discreto successo. In una conferenza ha denunciato non soltanto la censura nei suoi riguardi, ma anche le minacce di morte che insomma gli sarebbero arrivati proprio da agenti dell'FBI, insomma, quindi veramente siamo a questo livello. E, per quanto riguarda i Twitter files, bisogna che si sappia ancora molto anche sul laptop di Biden, perché anche quello è una branca di Twitter files che verrà fuori. Stiamo E, parlando di Hunter Biden, il di figlio, Hunter no? Biden, Ovviamente, il figlio di Joe Biden. esatto. E ricordiamoci che comunque l'FBI non è che soltanto gestiva Twitter, l'FBI in pratica ha gestito anche delle operazioni strategiche per quanto riguarda i brogli del 2020, perché per esempio l'FBI è dietro l'incursione dell'8 agosto 2022 a Mar-a-Lago, che è la residenza di Trump, c'era l'FBI. Inoltre l'FBI ha anche abusato di squadre SWAT nel settembre 2022 per arrestare americani soltanto perché erano presenti il 6 gennaio del 2021 a Capitol Hill a difendere Trump, per arrestarli e tenerli in prigione ancora adesso senza un processo. Quindi quello che veramente ormai accade negli Stati Uniti è di una pazzia totale. Quindi l'FBI ormai è arrivato a questi livelli. È incredibile come in pratica, a partire dai Twitter files, Carlo, medici, scienziati, politici, giornalisti che prima erano censurati, ora stiano avendo un seguito incredibile perché sta cambiando tutto in pratica. No? Quindi chi prima era sempre bannato, tra virgolette, era sempre filtrato, adesso sta avendo un successo incredibile perché non ci sono più i bot. È molto importante. E dire che addirittura si sta scoprendo che il governo degli Stati Uniti usava un portale segreto di Twitter per diffondere disinformazione Covid governativa. Addirittura c'era questo. Questo portale era gestito dal CDC americano insieme all'OMS, addirittura si parla di un certo Mafindo, che è una specie di fact-checker che usa anche Facebook, che ha sede in Indonesia. In pratica questo fact-checker censurava tutto e faceva soltanto passare le informazioni che voleva il regime sanitario. Quindi veramente, insomma, stanno accadendo delle cose incredibili di cui non sappiamo assolutamente niente qua in Italia, perché non si sa niente. E quello che è chiaro, Carlo, è che per il Deep State sia Facebook che Twitter sono veramente essenziali, perché Facebook rappresenta la profilazione degli esseri umani, mentre invece Twitter serve soltanto al controllo capillare dei contenuti e del pensiero delle masse attraverso questi brevi tweet fatti dagli agenti del Deep State. Senti, Gabriele, con questa analisi e con queste, diciamo, premesse è ovvio, è inevitabile che la stampa praticamente di questo non parli di nulla, stia schiscia lì in attesa di direttive, perché questo per il mainstream, senti, voi giornali, è un terreno pieno di mine, quindi qualsiasi punto appoggi il piede di sicuro salti, quindi questo mi sento di dire. Ma torniamo su Facebook, ecco che ne stavi appunto parlando adesso, no? Facebook, numeri alla mano, sta crollando, no? Sia come seguito e di conseguenza anche
relativamente ai suoi profitti, no? Profitti economici. E cosa sta avvenendo per quanto riguarda Facebook, Gabriele? Sì, intanto i social si stanno rivelando per quello che sono, delle macchine di controllo sociale, insomma, che sono soltanto questo, non sono nient'altro, non servono alla liberazione dell'umanità, ma al contrario a incatenarla e a renderla sempre più sola, sempre più isolata. E questo poi purtroppo è il vero obiettivo di questi social. Per quanto riguarda Facebook, la storia di Facebook non è certamente quella del ragazzo che vuole mettere in contatto gli amici di scuola, quella è la storia per il babbane, insomma. La storia è che è un database della CIA, Snowden ce l'ha spiegato benissimo, anche nel film se ne parlava. È un database della CIA per la profilazione dell'umanità, per controllarla, manipolarla e schiavizzarla nelle percezioni, perché loro ti schiavizzano nelle percezioni, perché dalla percezione arriva poi dopo il pensiero e di conseguenza poi ancora il comportamento e quindi l'azione. In poco più di un anno, Facebook ha perso quasi 800 miliardi di dollari di capitalizzazione, soprattutto negli ultimi mesi. Il metaverso è stato un flop incredibile, Carlo. Ha portato veramente un'emorragia di capitale. Se pensiamo che Facebook, grazie al metaverso, ha perso 4 miliardi nel 2019, 7 miliardi nel 2020 e 10 miliardi nel 2021. Quindi veramente un flop pazzesco. Quindi chi viene a dire che il metaverso è il futuro non sa che in realtà il metaverso sta già crollando, o forse è già crollato, insomma, anzi è già crollato. La cosa più incredibile è che le azioni di Meta sono crollate del 70% nel 2022, ha perso qualcosa come 9,4 miliardi e quindi a Facebook rimangono i costi, perché poi se si diminuiscono i guadagni rimangono i costi e le spese aumentano pure, insomma, il profitto si assottiglia, gli investitori scappano, quindi insomma capiamo che Facebook è veramente in estrema difficoltà. Al pari di Twitter, con Musk che licenzia lui, insomma, perché appunto licenzia questa gente, il Deep State, Facebook sta licenziando invece per necessità. Tant'è vero che ha tagliato 11.000 dipendenti, quindi quasi il 13% della forza lavoro. E Zuckerberg ha detto chiaramente: me ne assumo la responsabilità. Quindi quello che sta accadendo è che addirittura uno dei maggiori finanziatori di Facebook, che è Peter Thiel, ha abbandonato la nave. Questo perché? Perché i social stanno veramente perdendo, e in particolare un social come Facebook, ma adesso anche come Twitter, percepito come un social di regime in cui c'è censura, in cui non si può dire niente, è destinato comunque al crollo, perché più aumenta il risveglio, più anche i piccoli, anche le persone comuni si accorgono di certe cose e più non possono tollerare la censura. E quindi Facebook sta veramente crollando sotto i nostri occhi e sinceramente dobbiamo soltanto esserne contenti. Senti, hai parlato adesso appunto del metaverso, no? E il crollo dei social è anche, secondo te, il crollo presuppone, diciamo, o preconizza il crollo della vita virtuale? Sì, Carlo, quello che sta accadendo è un fenomeno di cui si parlerà molto nei prossimi mesi e nei prossimi anni, nei prossimi 1 o 2 anni. Il lockdown, la vita virtuale, la vita separata, isolata, sta facendo capire a una moltitudine di persone, a sempre più persone, che avere dei veri rapporti umani significa incontrare le persone, non soltanto conoscere virtualmente sulla rete. I rapporti sempre più effimeri, i rapporti che in realtà non esistono. Oggi noi crediamo di avere il mondo tra le mani con un telefonino, ma in realtà non abbiamo niente, è soltanto una grandissima illusione, no? E quindi il sistema dei social sta crollando perché comunque sta aumentando la consapevolezza, perché comunque lo stare segregati in casa, ostaggi del computer, anche nella persona media che non capisce, comunque le arriva qualcosa, e quindi anche queste persone capiscono che in realtà la vera vita è quella reale. E il sistema che è stato creato è, a mio avviso, veramente un carcere volontario in cui le persone si isolano sempre di più.
e non hanno più contatti con la realtà. La realtà non esiste, ma esiste un virtuale che in realtà non esiste. Quindi ecco perché sarà sempre più chiaro in futuro, Carlo, che è da sfigati soltanto vivere col telefonino, che diventa il tuo miglior amico, no? Ed è anche da falliti non avere amici veri, relazioni vere. Questo sta già arrivando e proprio con la psicopandemia tanta gente si è accorta di questo. E tutto ciò che è virtuale, a mio avviso, sta già andando in crisi, perché i social stanno andando in crisi, perfino le criptovalute sono andate in crisi, e insomma, anche se molti non vogliono ammetterlo, ma Bitcoin è passato da un valore di 68 mila dollari nel novembre 2021 a 20 mila nel novembre del 2022, cioè anche Bitcoin sta crollando, quindi insomma tutto quello che è virtuale sta crollando e non è un caso, io credo che sia nell'ordine dell'evoluzione. Del salto quantico che dobbiamo fare in qualche modo, no? Anche l'idea della seconda vita, Second Life, sta svanendo perché comunque è una finta vita quella che è online, cioè il virtuale deve essere lo strumento per arrivare alla realtà, altrimenti se rimane soltanto virtuale è una bolla di sapone, non serve assolutamente a niente. E molto importante è dire che i social tipo Facebook, Twitter sono talmente in difficoltà che stanno pensando di farsi pagare, ma questo segnerebbe la loro stessa fine, perché comunque a quel punto nascerebbero magari delle altre piattaforme gratuite, la gente andrebbe lì, quindi comunque sarebbe la fine totale di queste piattaforme. E per quanto riguarda i social, bisogna dire che bisogna citare, a mio avviso, un sociologo americano che si chiama Irving Goffman, che ha parlato di collasso di contesto, ovvero i social network hanno creato un'umanità così polarizzata, così frammentata, così isolata, che si è divisa in gruppi virtuali e si è polarizzata in gruppi virtuali e non comunica più. Quindi ha praticamente distrutto, cioè, ogni forma di collaborazione proprio con l'isolamento e con questa finta in qualche modo collaborazione, perché anche due persone che magari appartengono allo stesso gruppo possono poi divergere in piccoli dettagli. E magari confliggere anche se hanno più o meno le stesse idee. Quindi veramente ha creato questo collasso di contesto sociale, l'ha chiamato così, e a mio avviso ha veramente ragione. E molto, molto importante dire che la cancel culture e comunque ci fa capire proprio ci fa, sta a significare che nonostante tutte queste polarizzazioni, la coscienza sociale sta comunque aumentando, perché altrimenti non hai bisogno di cancellare tutto, non hai bisogno di cancellare i russi perché sono russi, oppure tutti quelli che pensano diversamente per quanto riguarda la psicopandemia. Se fai questo, vuol dire che comunque il tuo gioco non sta comunque funzionando, questo gioco di comunicazione anche attraverso i social. Quindi la cancel culture è il loro fallimento ed è anche la nostra vittoria. E per quanto riguarda, insomma, sempre Twitter, è emerso oramai che è il database dell'FBI, l'abbiamo già detto, ma quello che avremo in futuro, Carlo, per quanto riguarda Twitter, è che verranno fuori anche delle cose che riguardano la pedopornografia, che riguardano insomma le strutture anche sotterranee del Deep State, perché c'è anche quello. Verranno fuori tantissime cose da questi Twitter Files, e anche il caso Balenciaga, di cui parleremo in altre puntate, anche il caso Balenciaga è il caso che serve a far capire a tutti che c'è anche quel mondo là, perché insomma il caso Balenciaga è il caso di bambini, riguarda proprio la pedopornografia, insomma poi spiegheremo nei dettagli. Ad ogni modo, quello che Siccome insomma una prova, ecco, del fatto che i social non funzionano più, ce la dà perfino il Financial Times. Il Financial Times ha dichiarato nel dicembre del 2022 che abbiamo oramai una caduta degli incontri online, anche delle relazioni stanno crollando perché non si riesce proprio a relazionarsi online, no? È tutto compulsivo, è tutto insomma frettoloso, è tutto così. Per cui
le persone in pratica si stanno stancando di queste relazioni digitali che non hanno senso e che non hanno un fine, che non hanno uno scopo. Quindi io penso che la gente si sta veramente svegliando e il loro inganno sta finendo, perché i social non sono nati per farci socializzare, ma soltanto per farci controllare. Questa è l'amara verità. Sì, a proposito di vita virtuale nei social, proprio colgo l'occasione, anzi, proprio per anticipare a tutti voi, amici ascoltatori, che domenica 5 febbraio organizzeremo, ci sarà un evento proprio del vaso di Pandora in concomitanza anche con la proiezione del film qui a Vicenza e del film C'era una volta in Italia sul crollo del sistema sanitario, un film che sta riscuotendo un grande successo in questi giorni, in queste settimane, nei circuiti alternativi dei cinema, tanto che sta riscontrando l'interesse anche dei circuiti ufficiali, quindi un evento, verrete informati via via nelle prossime settimane, domenica 5 febbraio a Vicenza, un evento in presenza. Gabriele, io credo che con questo tema dei Twitter Files, credo che ci saranno un sequel, penso che ne parleremo ancora anche con te, perché sicuramente ci sarà molto altro da dire e molto altro che verrà fuori. Vedremo per quanto tempo i media, TV e giornali staranno lì sospesi in attesa di direttive dall'alto. Ci sarà da divertirsi anche su questo. E quindi sicuramente un sequel, un appuntamento per i Twitter Files le prossime settimane. Siamo in chiusura. Io ti ringrazio per aver portato luce su questa tematica e buon proseguimento in questo 2023. Avremo parecchio da fare, no? Sì, Avremo penso molto, proprio sì. molto da fare. Avremo molto da fare. Qui al Vaso di Pandora ci sarà veramente molto da fare. Grazie, grazie Gabriele. A A presto. capo, ciao a tutti. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.